La parola quotidiana di Dio. Il punto di partenza per temere Dio è trattarlo come Dio. Qualcuno ha appena sollevato una questione. Come mai noi sappiamo di Dio più di quanto ne sapesse Giobbe, eppure ancora non riusciamo a temerlo? Abbiamo già toccato l'argomento in precedenza, giusto? In realtà, anche l'essenza di questa domanda è stata esaminata prima. Vale a dire che, sebbene Giobbe allora non conoscesse Dio, lo trattava come Dio e lo considerava il padrone di tutte le cose in cielo e in terra. Giobbe non considerava Dio un nemico, anzi, lo adorava come creatore di tutte le cose. Come mai oggigiorno gli esseri umani si oppongono tanto a Dio? Perché non lo temono? Un motivo è che sono state profondamente corrotte da Satana. Con la loro natura satanica così profondamente radicata, gli esseri umani diventano nemici di Dio. Perciò, anche se credono in Dio e lo riconoscono, riescono ancora a resistergli e a porsi in contrasto con Lui. Questo è determinato dalla natura umana. L'altro motivo è che, sebbene gli esseri umani credano in Dio, semplicemente non lo trattano come Dio. Ritengono invece che Dio sia avverso all'uomo, considerandolo nemico dell'uomo, e sono inconciliabili con Dio. È così semplice. La questione non era stata sollevata durante la sessione precedente? Pensateci, è questo il motivo? Anche se hai un po' di conoscenza di Dio, che cos'è questa conoscenza? Non è forse ciò di cui parlano tutti? Non è forse ciò che Dio ti ha detto? Tu conosci soltanto gli aspetti teorici e dottrinali. Hai mai sperimentato il vero aspetto di Dio? Hai una conoscenza soggettiva? Hai conoscenza ed esperienza pratica? Se non te le avesse dette Dio, potresti conoscere queste cose? La tua conoscenza della teoria non rappresenta una reale conoscenza. In sintesi, per quante cose tu conosca, e comunque tu sia giunto a conoscerle, prima di arrivare a una reale comprensione di Dio, Dio è tuo nemico. E prima che tu effettivamente tratti Dio come tale, Egli è posto in contrasto con te, poiché tu sei una personificazione di Satana. Quando sei insieme con Cristo, forse puoi servirgli tre pasti al giorno, forse gli servi il tè, provvedi alle necessità della sua vita, apparentemente trattando Cristo come Dio. Ogni volta che succede qualcosa, i punti di vista degli esseri umani sono sempre contrari a quello di Dio. Le persone non riescono mai a capire il punto di vista di Dio, ad accettarlo. Anche se in superficie possono andare d'accordo con Dio, ciò non significa che siano in armonia con Lui. Non appena avviene qualcosa, emerge la verità della disobbedienza dell'uomo, confermando l'ostilità che esiste fra uomo e Dio. Tale ostilità non è Dio che si oppone all'uomo, non è Dio che vuole essere ostile all'uomo e non è Dio che colloca l'uomo all'opposizione e lo tratta di conseguenza. Invece è che questa essenza di opposizione verso Dio si annida nella volontà soggettiva dell'uomo e nel suo subconscio. Poiché l'uomo considera tutto ciò che proviene da Dio l'oggetto della sua ricerca, la sua risposta a ciò che proviene da Dio e a ciò che riguarda Dio è soprattutto indovinare, dubitare e poi adottare rapidamente un atteggiamento che è in conflitto con Dio e opporsi a Dio. Dopodiché l'uomo adotterà questi stati d'animo passivi e metterà in dubbio Dio o lo contesterà, fino al punto di dubitare che questo genere di Dio sia degno di essere seguito. Nonostante il fatto che la razionalità umana gli dica di non procedere così, egli sceglierà comunque di farlo suo malgrado, cosicché procederà senza esitazione fino alla fine. Per esempio, qual è la prima reazione di alcune persone quando sentono qualche diceria o calunnia riguardo a Dio? La loro prima reazione è: non so se questa diceria sia vera o no, se esista o no,
perciò starò a vedere. Poi cominciano a riflettere. Non vi è modo di verificarla. Esiste davvero? Questa diceria è vera o no? Anche se questa persona non lo mostra esteriormente, il suo cuore ha già cominciato a dubitare. Ha già cominciato a negare Dio. Qual è l'essenza di questo genere di atteggiamento, di punto di vista? Non è forse il tradimento? Prima che tale persona debba affrontare la questione, non puoi vedere quale sia il suo punto di vista. Sembra non essere in conflitto con Dio. Non considerare Dio un nemico. Tuttavia, non appena deve affrontarla, subito si schiera con Satana e si oppone a Dio. Che cosa lascia intendere questo? Lascia intendere che uomo e Dio sono opposti. Non è che Dio consideri l'uomo un nemico, ma che l'essenza stessa dell'uomo è ostile verso Dio. A prescindere da quanto tempo uno segua Dio, da quanto paghi, a prescindere da come uno lodi Dio, da come si astenga dall'opporsi a Dio, perfino spronandosi ad amarlo, non può mai riuscire a trattare Dio come Dio. Questo non è forse determinato dall'essenza dell'uomo? Se lo tratti come Dio e credi veramente che Egli sia Dio, puoi ancora avere qualche dubbio su di Lui? Nel tuo cuore possono esservi ancora dei punti interrogativi al suo riguardo? No. Le tendenze di questo mondo sono così malvagie. Questa razza umana è così malvagia. Come mai non hai alcuna concezione al riguardo? Tu stesso sei così malvagio. Come mai non hai alcuna concezione al riguardo? Eppure basta qualche diceria, qualche calunnia a produrre tali grandi concezioni riguardo a Dio, a produrre tante idee, il che indica quanto sia immatura la tua levatura. Il ronzio di poche zanzare, di poche mosche repellenti. Basta questo per ingannarti? Che genere di persona è questa? Sai che cosa pensa Dio di una persona del genere? L'atteggiamento di Dio nel trattare tali persone è in realtà molto chiaro. Il trattamento che Dio riserva loro è ignorarle. Il suo atteggiamento è non prestare loro attenzione e non essere serio con queste persone ignoranti. Perché? Perché nel suo cuore non ha mai progettato di ottenere queste persone che hanno giurato di essergli ostili fino alla fine e non hanno mai progettato di ricercare la via per essere in armonia con Lui. Forse queste parole che ho pronunciato feriscono alcune persone. Beh, siete disposti a permettermi di ferirvi sempre così? Che siate disposti o no, tutto ciò che dico è la verità. Se vi ferisco sempre così e mostro sempre le vostre cicatrici, questo influenzerà l'immagine elevata di Dio nel vostro cuore? No. Sono d'accordo. No. Semplicemente perché nel vostro cuore non c'è alcun Dio. Il Dio elevato che risiede nel vostro cuore, quello che difendete e proteggete strenuamente, semplicemente non è Dio. È piuttosto un parto della fantasia umana. Semplicemente non esiste. Perciò è meglio che io fornisca la risposta a questo enigma. Non è forse questa l'intera verità? Il vero Dio non è una fantasia dell'uomo. Spero che tutti voi possiate affrontare questa realtà e vi aiuterà nella vostra conoscenza di Dio.